impazziti. Un po' sì. Un po' sì, dai. Però in realtà abbiamo una comunicazione importante da darvi e volevamo farlo in questo modo e fra poco capirete perché. Abbiamo tre nuovi amici. Sì, tre nuovi amici che non hanno un nome, non hanno ancora un nome, magari glielo daremo. Magari se vogliono dircelo loro. Magari glielo darete voi. Però adesso andiamo al sodo, perché dobbiamo dirvi un sacco di cose e come vi abbiamo detto alla fine della settimana scorsa, c'è una super novità per quest'anno, per quest'estate, però non vi abbiamo ancora detto nulla, perché abbiamo aspettato un po' di tempo. Era un segreto. Adesso? Adesso possiamo rivelarvelo, ma prima dobbiamo fare un passo indietro e dobbiamo raccontarvi che cosa sta succedendo e perché abbiamo preso tutto questo tempo per fare quello che abbiamo fatto. Che cosa è successo quest'anno? Beh, lo sappiamo tutti, situazione di pandemia, lockdown, il mondo è stato completamente stravolto da questa situazione e ovviamente anche noi come Off Passion abbiamo risentito non poco di tutto quello che è stato sostanzialmente. Tutti i nostri eventi sono stati annullati, tutte le nostre attività sono state annullate sostanzialmente perché non c'erano le condizioni di sicurezza per continuare a farlo. Una su tutte era la nostra attività più importante, il nostro Summer Camp, quindi la nostra Estate Tech 2020. Che cosa è successo? Noi abbiamo aspettato fino all'ultimo, in realtà. Sperando tanto, tanto di poterlo fare. Abbiamo aspettato fino all'ultimo che la situazione migliorasse, che insomma il tutto si mettesse per il meglio, ma purtroppo non è andata così. Avevamo già anche un sacco di iscritti. Che vogliamo personalmente ringraziare. Loro sono stati i primi a sapere di questa cosa, ovviamente della novità che vi staremo per dire, in esclusiva, per la fiducia ovviamente che ci hanno dato. Nessuno di loro, a parte uno in realtà, ha mai chiesto rimborso, per cui anche avendo capito che la situazione non era delle migliori, hanno comunque voluto mantenere la fiducia in noi, anche se noi effettivamente prima di qualche settimana fa, una decina di giorni fa, non avevamo comunicato nulla. Non per, appunto, ripeto, non per mancanza di volontà, ma perché volevamo aspettare davvero di capire se si potessero fare o meno. E trovare la soluzione migliore. Assolutamente la soluzione migliore. Che cosa è successo? In realtà è successo che noi ci siamo dati da fare, come sempre, al di là dei decreti e della situazione, ci siamo messi a leggere tutti i protocolli medici, abbiamo anche delle persone fortunatamente vicino a noi che sono nel campo medico e che si sono mossi indipendentemente per farci avere dei documenti su come effettivamente questa situazione dovrebbe essere gestita in maniera assolutamente ottimale. E purtroppo il Summer Camp di Off Passion non poteva assolutamente essere erogato. E per cui, con grande dispiacere, dobbiamo dire che l'Estate Tech 2020 non si farà. Ma non che non si fa! Non che non si fa, infatti, volevo proprio arrivare a quello. Perché? Che cosa è successo? Che come sappiamo fare bene noi... Ci siamo assolutamente reinventati, sì. E abbiamo studiato tanto, abbiamo letto tanto, abbiamo navigato tanto, abbiamo scomodato tantissimi contatti in giro per il mondo, dall'Europa a Boston, abbiamo davvero mosso tutti i nostri contatti. Abbiamo rotto con la nostra determinazione. Sì, abbiamo mosso tutti i nostri contatti migliori per capire se effettivamente ci fosse una soluzione un summer camp di questo tipo. Nessuno effettivamente aveva pensato a qualcosa per quest'estate, fatta poi proprio nella maniera nostra, con la nostra filosofia educativa, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo creato una cosa unica. Abbiamo creato una cosa speciale, unica. La prima al mondo. Più unica che rara, perché effettivamente, come vi dicevamo prima, non c'è nessuno in questo momento che abbia fatto o abbia anche solo pensato una cosa del genere. E invece noi ce la siamo inventata. E si chiama? L'abbiamo ideata. L'abbiamo messa a terra nei minimi dettagli, cercando di trasformare una cosa straordinaria come il nostro Summer Camp, che ha un valore assoluto nella presenza fisica, nel vivere il momento, nello stare insieme 24 ore su 24 per una settimana. Beh, siamo riusciti comunque a trovare una soluzione in assoluta sicurezza per tutti, e questa soluzione si chiama Figital Estate Tech. Perché abbiamo creato la Figital Estate Tech? Perché ci mancano i dreamer e perché vogliamo offrire un'opportunità unica per loro, che anche direttamente a casa loro possa farli divertire, possa farli giocare insieme a noi e possa fargli vivere un'estate spettacolare, anche se in maniera diversa rispetto alle estati precedenti. Sì, e poi vogliamo dire che ovviamente ci abbiamo lavorato tanto, anche perché
come sapete, noi diamo un valore alle cose che facciamo, per cui non è solo una questione di business, non è solo una questione di ok, monetizziamo perché le cose non stanno andando, ma è soprattutto, anzi solo, una questione etica e di voglia semplicemente di aiutare questi ragazzi che più di tutti in realtà in questo momento stanno vivendo la situazione in una difficoltà estrema. Perché se immagino io quando, non so, avevo 10, 11, 12, 13 anni, a pensare solo di poter passare un'estate chiusa in casa sarebbe stata una cosa assolutamente devastante per il mio benessere mentale. Questi ragazzi sono ormai 2 mesi che sono chiusi in casa, hanno la repulsione per tutto ciò che ormai è didattica digitale, perché lo stanno vivendo questo mondo, purtroppo, lo ribadiamo, l'abbiamo già detto tante volte, in maniera assolutamente negativa, ed è un peccato questo, perché un'occasione come questa probabilmente non capiterà più, e avevamo un'opportunità per rilanciare il digitale in Italia e probabilmente invece ne uscirà con le ossa ancora più rotte, perché ragazzi, ne abbiamo sentiti tanti anche in questi giorni che ci hanno chiamato e ci hanno detto: non so se farò iscrivere mio figlio perché non ne può più di stare davanti al computer. Ecco, questa frase ci ha letteralmente distrutto, e noi non faremo un'attività di questo tipo. La nostra Figital Estate Tech non sarà stare davanti al computer inermi, inerti, ad aspettare linee guida per fare qualcosa e annoiandosi completamente. No, la nostra Estate Tech sarà assolutamente qualcosa come abbiamo sempre fatto, in linea con le nostre 10 regole. Quindi ci sarà sì la tecnologia, ci sarà sì il digitale, ma sempre con una componente di gioco, di divertimento, di movimento, di sport, di collaborazione, insomma, tutte le cose che sappiamo fare bene, che abbiamo fatto in passato e che vogliamo assolutamente replicare con questa nuova attività, ed è per questo che è stata studiata nei minimi dettagli per poter portare nel digitale tutto ciò che riuscivamo a fare benissimo anche nel fisico. Ok, Vale, però adesso abbiamo detto tante cose, però non abbiamo ancora spiegato, ma scusami, ma se io dovessi farti una domanda, la prima che ti farei è: ma che cos'è la Figital Estate Tech? Allora, io prima comincerei col dire che cosa non è la Figital Estate Tech. Ok, allora rifaccio la domanda. Che cosa non è la Figital Estate Tech? Allora, non è sicuramente un corso di robotica online fino a se stesso in cui si imparano solo competenze tecniche, perché per quello basta un semplice tutorial online che potete trovare in tutte le lingue per costruire qualsiasi robot. Oppure non è neanche la classica didattica a distanza in cui ci si annoia, si sta passivamente davanti a uno schermo con una classica lezione frontale simile a quella scolastica, e in cui nella maggior parte dei casi i ragazzi perdono l'attenzione dopo pochi minuti. Le nostre lezioni saranno sempre interattive, si giocherà, non saranno mai statiche e ferme davanti a un computer. Ci muoveremo, faremo giochi a squadra, anche se può sembrare molto difficile vista la distanza, e interagiremo con ragazzi da qualsiasi parte del mondo e giocheremo facendo anche tanti giochi di movimento. Allora, Vale, abbiamo detto un sacco di cose in questo momento, però non abbiamo centrato ancora il tema. No. Cioè, se io dovessi chiederti: ma che cos'è questa Figital Estate Tech, scusa? Allora, secondo me prima dobbiamo partire dal cosa non è questa Figital Estate Tech. Ok, va bene, allora cambio la domanda. Vale, che cosa non è questa Figital Estate Tech? Allora, sicuramente non è un corso di robotica online. Di corsi di robotica online esistono 1000, in cui si imparano soltanto competenze tecniche, le cosiddette hard skill, e si possono trovare per costruire qualsiasi robot in qualsiasi lingua. Il nostro summer camp vuole essere molto molto di più. Poi non sarà sicuramente la classica didattica a distanza in cui i ragazzi stanno passivamente dietro uno schermo e nella maggior parte dei casi dopo pochi minuti perdono l'interesse verso quello che sta spiegando l'insegnante dall'altra parte. Non saranno lezioni statiche in cui si starà per ore e ore davanti a uno schermo senza fare nulla di attivo. Non sarà brutta, non sarà noiosa, non sarà un qualcosa da cui i bambini e i ragazzi non vedono l'ora di scappare, non vedono l'ora che finisca, ma sarà, per fortuna, tutt'altro, una roba veramente divertente. Adesso chiedo io a te, e allora, cosa sarà questa Figital Estate Tech? Spiegarlo non è così semplice, perché sarà tante cose, come sempre, come tutte le nostre attività, riuscire a dare una spiegazione breve è sempre complicato, perché sarà innanzitutto, come sempre,
formazione. Formazione a 360 gradi, formazione della persona a 360 gradi. Ma quindi, la formazione è noiosa. No, assolutamente no. La formazione viene fatta passare come noiosa, ma sarà assolutamente, come sempre, legata al gioco, come facciamo sempre nelle nostre attività, perché le 10 regole di Off-Passion ci obbligano a farlo tramite il gioco, tramite il divertimento e azzerando completamente la noia. Quindi, che cosa sarà? Sarà tantissime cose. Non ci sarà solo la parte di robotica, come raccontava prima Vale, ma ci saranno anche un sacco di attività non solo tecnologiche, come le chiamiamo noi, che sono in realtà quelle più difficili da veicolare tramite uno schermo e non in presenza. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato il modo di fare attività creative che stimolino la fantasia, l'ascolto, il gioco di gruppo, attività anche sportive, vere e proprie, di movimento, quindi riusciremo a fare tutto questo nonostante la distanza, in estrema sicurezza, ognuno a casa propria, con i propri spazi, con i propri limiti, ma in realtà voleremo alto alto con la fantasia e ce la faremo a fare tutto. Andremo qua nello spazio. Ah sì, assolutamente. Ok, tutto bello, però scusa, come si strutturerà la cosa? Come faremo in concreto a fare tutto questo? Perché belle le parole, ma poi i fatti sono un'altra cosa, giusto? Te lo spieghi un po'? Allora, faremo due dirette al giorno, ci connetteremo tutte le mattine per un'ora e mezza in cui faremo robotica. Arriverà a casa dei ragazzi un pacco con tutti i materiali necessari e ci sarà proprio tutto quello che serve per fare tutte le attività. Nell'attività di robotica costruiremo un vero e proprio robot che al termine delle due settimane sarà costruito e funzionante. Saranno tutte attività in diretta in cui interagiremo con i ragazzi e poi invece al pomeriggio faremo attività creative e giochi. E faremo per esempio laboratori creativi con materiali insoliti con cui normalmente non fanno attività bambini e ragazzi. E giocheremo, faremo giochi interattivi in cui i nostri dreamer saranno parte attiva del risultato di quello che faranno. Giocheremo a squadre, quindi ci sarà anche proprio una vera e propria sfida tra i partecipanti e viaggeremo con la fantasia, viaggeremo in mondi fantastici. Per esempio racconteremo storie di fantasia, viaggeremo nello spazio, nella giungla, al centro della terra, tutto in maniera giocosa, creativa e divertente e con tanta tanta interazione. Ok, però a questo punto la domanda che io, se fossi un genitore, ti farei è questa. Ma che differenza c'è allora tra quello che fate voi, facciamo noi, e la didattica a distanza che hanno sperimentato i ragazzi in maniera assolutamente fallimentare, cioè o mezz'ora alla settimana o 18 ore al giorno bombardati di cose tramite alla fine una piattaforma, per cui se mi dici ok, noi utilizzeremo quelle piattaforme, faremo videoconferenza, io potrei pensare che state facendo più o meno la stessa cosa, è così? No, assolutamente no, non è proprio così. Le nostre non saranno in nessun modo lezioni frontali in cui si starà soltanto seduti davanti al computer. Ci sarà un continuo scambio tra noi mentor e i dreamer in cui entrambi saranno protagonisti, soprattutto i dreamer saranno protagonisti, potranno interagire, fare un sacco di domande, portare il loro contributo attivo per cambiare cosa si farà nell'attività. Poi si sporcheranno le mani, costruiranno proprio qualcosa di pratico e soprattutto non staranno solo fermi davanti al computer, ma in particolare nei giochi del pomeriggio si muoveranno, andranno in giro per casa a cercare degli oggetti oppure costruiranno qualcosa interagendo con gli altri ragazzi della loro squadra per riuscire a vincere la sfida. Bello, però sempre se fossi, mi metto sempre nei panni dei genitori, no? Se fossi un genitore io ti chiederei, bello, ma anche qua, che cosa impareranno i miei figli, i miei nipoti, non so, chiunque sia, dal vostro metodo, dalle vostre attività? Perché non è un po' la stessa cosa della scuola, quello che fate voi? No, non è per niente quello che fanno le scuole, perché da noi non si impareranno soltanto nozioni, non si imparerà soltanto a costruire robot, ma la parte fondamentale sarà il gioco, quindi i ragazzi impareranno a essere autonomi, quindi a gestire una comunicazione anche a distanza con altre persone, impareranno a gestire il proprio tempo, ad ascoltare le altre persone, perché a distanza è ancora più difficile ascoltare e riuscire a capire quando è il momento giusto per interagire.
riusciranno a capire come si riesce a interagire anche a distanza e a mantenere l'attenzione anche se il mezzo ci rende molto più difficile questa cosa. E poi impareranno sicuramente anche tutta la parte di costruzione robot, quindi impareranno anche delle competenze tecniche come per esempio la parte di elettronica, l'utilizzo della colla a caldo. E poi impareranno a essere creativi, ad avere fantasia, anche quando magari l'ambiente in cui sono non è troppo fantasioso. Dovranno, grazie alla loro creatività, al loro cervello, imparare a essere ancora più creativi e immaginarsi i luoghi fantastici in cui stiamo viaggiando e farli diventare il più realtà possibili. Quindi un sacco di competenze trasversali, come piace sempre insegnare a noi, quindi problem solving, pensiero laterale, creatività, fantasia di cui ha già parlato Vale, ascolto, lavoro di gruppo, gestione del tempo, un sacco anche di competenze emotive, cose di cui ci piace sempre parlare, un sacco di momenti educativi e innanzitutto uno su tutti, uno dei momenti educativi più importanti sarà quello proprio di avere l'occasione, in questo caso, di parlare di tecnologia, di innovazione, di digitale in una maniera finalmente diversa, cioè magari aiutando questi ragazzi a capire che il digitale e la tecnologia in generale è uno strumento e quindi avremo l'opportunità di non solo utilizzare la piattaforma che utilizzeremo in maniera statica, ma di fargli capire la potenza della piattaforma, di fargli navigare nel web per cercare alcune risposte ad alcuni dei nostri quesiti. Insomma, sfrutteremo davvero tutto quello che abbiamo messo a disposizione al 100% per far capire davvero la potenza di questi strumenti, perché anche qui i ragazzi potrebbero essere indotti dal pensare che uno strumento di videoconferenza in questo momento rallenta la loro emozione, la loro voglia di fare formazione, perché effettivamente è complicato, è più complicato che fare attività in presenza, però si può fare e si può fare in maniera divertente anche attraverso uno schermo. Ecco, noi vorremmo fare questo, non fargli odiare il computer, gli strumenti digitali, ma insegnargli, come abbiamo sempre fatto, la loro potenza. E in questo caso abbiamo noi un'opportunità, un'occasione che vogliamo assolutamente sfruttare. Ciao, ma mancano ancora le ultime informazioni pratiche, gliele diamo? Gliele diamo. Allora, innanzitutto vorrei ricordare, prima di darvi le informazioni pratiche effettivamente che servono per partecipare alla nostra FIGITA l'Estate Tech, che sarà un avvenimento super esclusivo, perché ci saranno solamente 15 posti per i due slot, che sono i nostri due slot classici di visione, chiamiamoli così, cioè lo slot dai 5 ai 10 anni e lo slot dagli 11 ai 15. E corretto. Piccolissimi! E i piccolissimi, ci sarà una sorpresa anche per loro, quella lascio dire a te magari, sì, piace. Ok. Perché lo diciamo subito. Aspetta, dai, lo diciamo dopo. Va bene, prima iniziamo con l'offerta standard. E trovate ovviamente tutte le informazioni, lo dico subito, sul nostro sito web www.offpassion.tech e vi diciamo adesso effettivamente quali saranno le date. Quindi il primo slot sarà di 10 giorni come il secondo e partirà dal 15 di giugno. Il secondo slot invece sarà sempre di 10 giorni e partirà il 29, giusto? Di giugno. E entrambi gli slot sono, come dicevo, di 10 giorni e sono esclusi il sabato e la domenica che ci sono in mezzo di attività. L'attività sarà da un'ora e mezza al mattino ad un'ora e mezza al pomeriggio, come abbiamo già detto. Sempre se fossi un genitore, anche un po' temerario. Oggi sono un genitore. Anche un po' temerario e ti dicessi, ok, ma mio figlio ha meno di 5 anni, può partecipare? Sì, sì, abbiamo un'offerta anche per i piccolissimi, per quelli dai 2 ai 4 anni e possono partecipare nella settimana quella dei piccoli, quella della settimana dai 5 ai 10 anni e possono partecipare all'attività del pomeriggio, quindi alle attività creative e ai giochi insieme a un genitore e giocare insieme ai bambini più grandi, ascoltare e prendere parte a tutte le storie di fantasia che racconteremo e costruire insieme a noi tutti i giochi creativi particolari che faremo. Volevamo salutarvi e speriamo di avervi detto tutto. Se avete ancora delle domande potete scriverci ovunque, sui social, su WhatsApp, chiamarci direttamente per chiederli e noi risponderemo a tutti i vostri dubbi. Vi ricordiamo solo di fare in fretta perché, come abbiamo già detto, l'esperienza è super esclusiva, solo 15 posti disponibili per ogni slot, quindi 15 posti dai 5 ai 10 e 15 posti dagli 11 ai 15.
perché abbiamo fatto questo, non l'abbiamo ancora detto, perché ovviamente vogliamo mantenere la qualità delle nostre, della nostra offerta assolutamente eccellente, per cui più di un tot ovviamente abbiamo deciso di non prendere in carico troppi bimbi, perché altrimenti la gestione diventerebbe impossibile, e noi ovviamente non vogliamo, lo ripetiamo, farne un business, ma farne un valore non per noi ma per tutti voi. Vi salutiamo. Ciao! Ciao!